Buongiorno, oggi che cosa è successo sui giornali? Qual è la cosa più importante successa sui giornali? Bah, insomma, è una di quelle giornate in cui non c'è una notizia sola, ce ne sono tante, quindi le prime pagine dei giornali sono piuttosto vaghe. Però per la nostra zuppa di oggi ci sono delle notizie molto gustose perché danno il senso dell'impazzimento collettivo. Ve ne metto una dietro l'altra e chiedo a voi di giudicare che tipo di notizie sono queste. Il mitico, l'osannato, lo straordinario, l'uomo che c'ha sempre quell'aria dolente, non è Saviano, ma è Gino Strada, l'uomo che salva migliaia di vite, che protesta civilmente contro le guerre che noi occidentali avremmo fatto contro i poveri paesi sfruttati dell'Africa. Bene, come giudica il nostro ministro degli interni, Minniti? Uno sbirro. Vedete, sbirro, e cito Marco Imarisio oggi, che comunque non riesce a condannare Gino Strada quanto dovrebbe, dice Imarisio sul Corriere della Sera, sbirro fa parte di quella cultura antagonista radicale, come gergo, che ve la spiego io quale sbirro. Sbirro è come vengono definiti i poliziotti dagli ultra negli stadi, come vengono definiti i poliziotti che difendono noi dai centri sociali nelle strade, come vengono definiti dai delinquenti, quindi definire sbirro un poliziotto, anzi il ministro degli interni, sarebbe grave un poliziotto, ma definire sbirro un ministro degli interni, perdonatemi, qualifica chi lo definisce tale, cioè un delinquente, no? Se i delinquenti definiscono sbirro i poliziotti e se un signore definisce sbirro il ministro degli interni, chissà per quale motivo poi, beh, insomma, devo dire che la categoria sociale a cui posso metterlo è quello dei centri sociali, degli ultra, cioè delle persone che vivono nell'illegalità, come le sue ONG tanto difese all'interno del Mediterraneo. C'è qualcuno che fa questo discorso a parte libero? No. Lo stesso Serra oggi se la prende con la definizione di sbirro fatta da Gino Strada al ministro degli interni Minniti e sapete che cosa? Poi, e ci confessa, non vorrei che Gino Strada facesse il ministro come non vorrei che il ministro si occupasse di ospedali, ma continua a dare il mio 8 per 1000 ad emergency. Ecco, io vi chiedo. 8 per 1000 emergency è la cosa più facile da fare. Votate con i piedi, tanto i cretini, soprattutto ricchi nei centri delle città che si mettono le magliette emergency, ci saranno sempre. Ma sapete che cosa voglio dire? Un saluto a Carlo che finalmente riesce a vedermi in diretta. Una cosa che vi voglio dire sostanziale è: sapete, voi civilmente, senza fare gli haters, senza fare gli indignati, si sa che cosa fare. Emergency è quella associazione per il quale il suo fondatore, che ha fatto fuori la figlia, fa finta di nulla e tric e track, bene, il suo fondatore definisce il ministro degli interni, ex comunista, comunista, Minniti, uno sbirro. Quando voi pensate al vostro 8 per 1000, pensate a chi state dando i vostri soldi, a chi definisce Minniti, uno sbirro. Date i soldi alle organizzazioni degli ultra. Voi avete una squadra del cuore, date i soldi alle organizzazioni degli ultra. Anche loro pensano che Minniti sia uno sbirro. Mi fa schifo questo modo di pensare. E mi fa schifo anche i nostri amichetti, se posso dirvelo. Beh, ma che vuoi che sia? E no, e non è che vuoi che sia. Dare dello sbirro negli anni 70 a un poliziotto aveva un significato e un poliziotto l'ha anche ucciso. Dare dello sbirro ed è esattamente quella cultura di merda da cui escono i Gino Strada, gli intellettuali delle prima cerchia dei Navigli di Milano, i radical chic che oggi non si possono definire tali, ma le felpette delle mie scatole. Sbirro al ministro degli interni Minniti qualifica il personaggio che lo dice, chiaro? L'altra cosa che mi viene da ridere, si parla tanto degli haters, cioè quelli che odiano in rete, quelli che dicono le cose tremende in rete, ma come definiamo Gino Strada che chiama sbirro il ministro degli interni? Non lo definiamo un haters, ma con la maglietta rossa con scritto sopra emergency? No, ve lo chiedo, perché sennò gli haters sono soltanto quelli che se la prendono con gli immigrati, sono soltanto quelli che se la prendono, seconda altra grande notizia di oggi, di Libero, ma non, di solo, non del solo Libero, non vorrei sbagliarmi con la verità, è Lidl, quel posto, quel supermercato dove si comprano le cose, diciamo, vabbè, a Lidl avevano tolto da un prodotto greco che loro producevano, avevano tolto le croci della foto del paese greco con le chiese greco-ortodosse, quelle blu con la croce sopra, avevano tolto questi deficienti, un uomo del marketing, un cretino, un politicamente, una felpa.
tedesca degli acquisti. Lidl aveva tolto le croci dalle chiese ortodosse greche per un souvlaki che vendevano alla Lidl. Ma voi vi rendete conto dove stiamo andando? io dico, cioè, io voglio conoscere quel cretino del marketing che ha deciso di togliere dal packaging le croci. Ma chi è? Io sono sicuro che non è un musulmano, sono sicuro che non è un ebreo, sono sicuro che non è un buddista o un cristiano, sono sicuro che è un cretino che pensa che ci voglia essere, come ha risposto in un primo modo Lidl alle richieste di tutto il mondo, perché vende in tutto in Europa, perché avete tolto la croce, e Lidl ha detto, ma perché noi siamo neutrali politicamente, cioè, noi siamo neutrali, scusatemi, la mia nostra, non abbiamo, siamo neutrali dal punto di vista religioso, è esattamente il contrario, loro sono delle bestie che pensano che togliere un simbolo di una chiesa, che sia musulmana, ebrea o cattolica o cristiana ortodossa, sia neutralità. No, non è neutralità, questo è intervento. Comunque sia, pare, secondo Libero, che oggi hanno cambiato idea e nel nuovo packaging ci sarà. Per Repubblica è molto divertente, Zucconi come sempre scrive benissimo, adoro Zucconi, lui e Panza sono quelli che scrivono meglio, poi potete condividerli o meno, ma sono divini i loro pezzi. Anche l'uragano, come si chiama, che sta devastando le isole caraibiche, è colpa di Trump, sostanzialmente lo sta rincorrendo nella sua Florida, riguardo ovviamente il riscaldamento del pianeta. Non sto a raccontarvi tutto quello che ogni anno noi sappiamo degli uragani e non sappiamo degli uragani, e non vi sto a raccontare che cosa quelle isole che conosco abbastanza bene da centinaia di anni sono devastate da uragani, inquinamento, riscaldamento, quello che volete, ma fa parte proprio, è nel DNA purtroppo geografico di quelle, di quei luoghi. Colpa di Trump. Neil Ferguson, intervista di Luigi Ippolito sul Corriere della Sera, da leggere. Stupendo, lo storico inglese che insegna ad Harvard e mi sembra anche a Oxford, dice: ragazzi, ma che state a dì? Tutta l'altra grande cosa degli amici di Gino Strada, diciamo intellettuali, li metto tutti insieme, che dice: guardate che se si dovesse rivotare oggi in Gran Bretagna sarebbero ancora per la Brexit, è inutile che fate finta che hanno cambiato idea, che sono pentiti, più continua l'immigrazione più loro sono per la Brexit. E poi riguardo all'immigrazione, straordinario sempre Ferguson, dice: guardate che non è finita, l'ondata ci sarà e sarà la tensione vero geopolitica dei prossimi anni, e non pensate che i movimenti populisti proprio per questo motivo mancheranno. La Corte di Giustizia UE intanto condanna, cioè sull'apertura del Corriere della Sera, Slovacchia e Ungheria perché non si prendono i nostri immigrati, secondo quel criterio europeo di redistribuzione degli immigrati in tutta Europa che nessuno rispetta tranne la Germania, e questo ci porta ovviamente a diventare una piattaforma di immigrati, una specie di grande campo profughi in tutta Europa perché non li prendono nel resto dell'Europa. La Gran Bretagna, la tremenda Gran Bretagna, poi tutto sommato la signora May fa esattamente quello, anzi peggio di quello che fa Trump in termini di immigrazione, perché dice: moi visti per i lavori più umili non li diamo. Una cosa di questo tipo è un documento riservato che ha pubblicato The Guardian, speriamo sia vero, però questa è la tesi di quello che vorranno fare loro. Buongiorno Austuni di Carlo Zaccaria, beato te che sei ancora al mare. Bello, a proposito dei giornali inglesi, ve la dico perché oggi sul Daily Mail la nuova malattia, sulla malaria andiamo avanti ancora per giorni per capire cosa è successo, quello che sembra che è lo stesso ceppo della malaria dei poveri due bambini che l'avevano lì vicino, ma che comunque oggi tutti gli esperti, guardate, gli esperti dicono sempre una cosa e il contrario dell'altra. Ieri era la valigia, oggi è secondo lo stesso ceppo attaccato dai due bambini, poi, cioè, è una roba che non si saprà mai alla fine con certezza quello che è successo, se non la morte per questa povera bambina di una famiglia che ovviamente la piangerà con tutte le sue lacrime. Dicevo che il Daily Mail oggi racconta una delle sindrome inglesi più gravi, che si chiama cybercondria, cioè gli ipocondriaci, ma non solo loro, vanno su questo tremendo mezzo che è la rete, su internet, a vedere i sintomi delle loro presunte malattie, e gli ospedali sono pieni di gente che pensa di saperla più dei medici su quella che è la loro malattia, i sintomi della loro malattia e i modi per curarlo. Si chiama cybercondria, ovviamente ipocondria ma amplificata. Piccolo dettaglio, perché poi andiamo sulle cose che, vabbè,
Ragazzi, c'è ancora un dibattito su Repubblica tra Speranza e Tabacci, insomma sulla sinistra lasciamo e mettiamo un velo pietoso, ne parleremo della Sicilia quando sarà il modo di parlare, certo che la sinistra fa di tutto per perdere, il mio sorriso è a 500 denti. L'ultime due cose, beh, una cosa riguarda, a proposito di questioni cyber, Livini oggi fa un pezzo molto interessante, molto documentato su Repubblica, in cui dice che le grandi felpette, da Apple a Amazon a Google a Twitter, Airbnb, in Italia sapete quanto hanno pagato nel 2016 di tasse? 11 milioni! 11 milioni di tasse pagate nel 2016 su fatturati stellari. Facebook che mi ospita e che sono ben grato che mi possa ospitare in questo spazio di libertà, però su 224 milioni di euro di pubblicità raccolta per loro, perché a me non mi danno una lira, ha pagato di tasse in Italia 203 mila euro. 220 milioni di raccolta, 203 mila euro di pagamenti tasse in Italia. Io voglio dire, dico che gli altri editori forse un po' di concorrenza sleale da parte di questi signori ce l'hanno. Per me abbassiamole a tutti le tasse e facciamole pagare a tutti in Irlanda, mettiamola così. Ma insomma, non è che può continuare ancora a lungo una situazione di questo tipo. Non so come risolverlo. Io ho bannato IKEA Media World, non so cosa sia, Paride, cioè IKEA Media World. Vabbè, andiamo avanti. L'ultima cosa è questa storia incredibile, incredibile, una storia giudiziaria del papà che si vede condannato in primo grado nel tribunale di Pordenone e in secondo grado dall'appello di Trieste, cioè due tribunali l'hanno condannato a dare 1.000 euro al mese alla figlia, 26enne, che non fa un cacchio, è fuori sede, studia una roba non so dove a Gorizia, e il padre a un certo punto ha detto: io non ti do più una lira. La figlia, sapete che ha fatto? Gli ha fatto causa. Gli ha fatto causa e il tribunale in primo grado e in secondo grado ha dato ragione alla figlia e dice: il padre ti deve dare 1.000 euro al mese. Io dico: porca puttana, se un magistrato può entrare nel merito dell'educazione familiare, ci lamentiamo dei bamboccioni. Tra l'altro, questo padre, in un'intervista oggi a Repubblica, dice: io ho 20.000 euro di reddito all'anno, se ne devo dare 1.000 alla mia figlia che non fa nulla, all'altra che ha 20 anni, che le voglio pagare l'università a Firenze, che è bravissima e che fa tutti gli esami, come faccio a pagarla? Come faccio a sostenerla mentre quella sta a cazzeggiare a Gorizia? Questo è quello che dice, è quello che dice il padre. Io questo signore, non, cioè, l'idea che un tribunale condanni un genitore a pagare una paghetta alla figlia, il sostentamento alla figlia a 26 anni, la trovo una roba che dà il senso della morte di un paese. Questo vuol dire, perché non cresce il PIL? Perché un giudice stabilisce che un padre deve pagare 1.000 euro al mese alla figlia nulla facente. Ciao.